La parola fine non esiste. Tutte le storie continuano, talvolta a nostra insaputa. Persino quelle che credevamo esaurite, o di cui ricordiamo solo frammenti, echi, ombre. Presidente, sono riuscita a trovare il numero di telefono. Ah, benissimo. Ora li telefoniamo. Lei che cosa dice? Come posso chiamarlo? Maestro, va bene? Non saprei, ma sì, penso che vada bene. Ed eccolo qui il maestro, Vittorio Nardone, uno dei grandi autori del cinema di genere italiano. Ora è un po' che non fa film, saranno 20 anni. Ha addirittura lasciato Roma per tornare a vivere a Taranto, città dove è nato e vissuto fino ai 18 anni. Almeno così riporta Wikipedia. Sì, nato e vissuto qui, fino a 18 anni. Io invece mi chiamo Valentina Giraldi. Sono una giornalista, lavoro per il periodico Rinasci Taranto. Sono una collaboratrice, nel senso che scrivo, sì, ma gratis, almeno per ora. Cosa c'entro io con lui? Beh, un momento, ora ci arriviamo. Il film è appena iniziato. Pronto? Salve, è il maestro Vittorio Nardone? In realtà sarei Nardone, al singolare. Ah, mi perdoni. Sono la professoressa Zagaria, preside dell'Istituto Agi Scarpelli. Come ha avuto il mio numero? E se ne è occupata la nostra segretaria. E maestro, io vorrei chiederle un appuntamento in presidenza, qui a scuola. Vorrei sottoporle un progetto. Di che si tratta? Guardi, se viene le racconto tutto. Spiegarlo per telefono e poi sarebbe troppo lungo. Comunque si tratta di un progetto cinematografico promosso dal nostro istituto e noi vorremmo coinvolgerla, data la sua competenza, la sua No, abilità. Guardi, senta, io sono stato un autodidatta. Non credo potrei dare lezioni. Tratta di questo. Maestro, noi vorremmo realizzare un cortometraggio con i ragazzi e la sua firma per noi sarebbe un grande onore. Naturalmente sarà retribuito il suo lavoro così come merita. Ma lei sa che non giro un film da 20 anni. Ho paura di non ricordare più come si faccia. Maestro, ma su uno scherzi. Un artista come lei. Allora, lo possiamo fissare questo appuntamento? Guardi, non so se mi va di girare un film per una scuola. Immagino comunque che lo si debba fare senza professionisti, con attrezzatura di fortuna. No, guardi, non è per denaro. Comunque, qual è il compenso, scusi? Ah,
Ecco. Allora, facciamo così. Mi lasci pensare. Ci pensi, certo, e quando avrà deciso, venga a trovarmi in ufficio. Sa dove si trova la scuola? Sì, lo so, è poco distante da casa mia. Ah, perfetto. Maestro, noi ci contiamo, ci pensi. Potrebbe nascere qualcosa di bello e poi potrebbe essere una buona occasione anche per lei. Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, preside, cosa ha detto? Ma ha fatto un po' l'artista. È stato vago. Io credo che accetterà. Questo lavoro lo aiuterebbe. Purché si ricordi che non siamo a Cinecittà e io non sono De Laurentiis. Questo è un progetto scolastico e i fondi sono quelli che sono. Ma sì, per lui sicuramente è già tanto. E poi magari potremmo condire il tutto con un po' di pubblicità. Questo lo attirerebbe di più. E se dovesse accettare, potremmo ingaggiare un giornalista che segua per intero il progetto e che poi faccia un bel reportage. Lui godrebbe di un buon ritorno d'immagine. E così anche la scuola. Vittorio, io ti conosco, accetterai. È inutile che ci stia a pensare. Poi magari si sparge la voce che hai ricominciato a lavorare e ti chiamano per qualcosa di più importante. Vedi i fratelli Taviani, per esempio. Loro hanno fatto un film con i detenuti di un carcere. Non è mica male l'idea di girare senza professionisti. Anzi, è una vera prova d'autore. Poi sei mica nella posizione di poter scegliere. Diciamocela tutta. Sono rovinato con questo film 20 anni fa e sono qui ancora a darvi retta. Certo che ci dai retta, ci hai concepiti tu, ormai siamo parte di te. Bella soddisfazione. E poi lo sappiamo che sei legato ancora a questo film, nonostante fu un disastro completo. Ti sbagli. Un regista non ha preferenze per i suoi film. Per un padre tutti i figli sono uguali. No, Vittorio, questa è della birra a qualche giornalista. E come mai in tutti i tuoi film conservi solo la locandina di Elide? Accetterò, ma a una condizione. Ed è un onore per me e per il nostro istituto avvalerci per questo progetto della collaborazione del maestro Nardoni. Grazie, grazie. Io veramente sarei Nardone al singolare. Comunque ringrazio delle belle parole la preside Zaccaria. Zagaria. Noi speriamo di realizzare qui un progetto valido. Lavorerà al nostro fianco una giovane promessa del giornalismo, Valentina Giraldi, che documenterà la lavorazione del cortometraggio. Nardone, può dirci di cosa parlerà questo corto? Beh, è una storia d'amore, fresca e leggera proprio come i ragazzi che partecipano a questo progetto. La trama molti di voi la ricorderanno, almeno credo. È tratta dal mio ultimo film, Elide, del 1994. Nardone, perché la scelta di riproporre proprio questo suo film dopo 20 anni? Dobbiamo dedurre sia quello a cui è maggiormente legato. Un regista non ha preferenze tra i suoi film. Per un padre tutti i figli sono uguali. Ha già conosciuto i ragazzi del progetto? No, li conoscerò questo pomeriggio per la prima volta. Sembrava disteso il maestro Nardone. Aveva ritrovato grinta e voglia di fare. Ma era evidente che il rapporto con le nuove generazioni non gli fosse particolarmente congeniale, specialmente con quei ragazzi che provenivano tutti da realtà difficili. Il maestro interrompeva così 20 anni di solitudine, passati lontano persino dai suoi figli, come dal resto del mondo. Maestro, questi ragazzi l'anno scorso hanno realizzato un cortometraggio, vero ragazzi? Sì, l'estate scorsa, per divertimento. Le abbiamo portato una copia, se vuole vederlo. Sì, va bene.
Adesso voglio che ognuno di voi prenda questo copione e lo legga. È il primo trattamento del cortometraggio che gireremo insieme. È tratto da un mio film. Spero che qualcuno di voi l'abbia visto. Vabbè, ho capito. Nardone, chiedo scusa, può uscire un attimo per cortesia? Sì, perdoni un attimo. Prego. Ragazzi, però qualcuno poteva dire di averlo visto sto film, no? Professore, ma che si chiede di essere sto qua? Un po' montato sto grande maestro, professore? Poi sono 20 anni che non fa film. Così pensa che ci vediamo ancora i suoi film della preistoria. Aspetta, sentite che capolavori. Ho scaricato la filmografia. 1978, Monaca e Demonia. 1979, La studentessa va a ripetizioni private. Nell'80 addirittura ne gira 4. L'infermiera fa la visita di Dizio. Basta, per piacere, eh? Ma come posso dire? Il grande cinema del maestro Nardone. Questo è bellissimo. Zombie sulla Tiburtina. Il pitone. Lui si verrebbe a letto con me. La vergine curiosa. Il vizio inconfessabile della signora del piano di sotto. La polizia spara, Anthony non si arrende. L'albergo degli equivoci, bella, sola e tanta. E non sai quanti ne mancano in quella lista? Perché li ho firmati con pseudonimi. Bisogna pur mangiare. Spero che non capiti a te la stessa cosa. Senta, si può aprire la lavagna? Sì, certo, il collaboratore provvederà dopo. Vuol dire che come primo giorno guarderemo il cortometraggio che avete girato lo scorso anno. Poi ci concentreremo su quello che andremo a fare noi. Andiamo su. Non aveva perso del tutto il suo carisma, il maestro Nardone. Un buon regista e soprattutto uno psicologo e un osservatore, aveva detto in un'intervista. Doveva solo ricominciare ad allenarsi. Maestro, mi scusi, per il mio reportage mi piacerebbe intervistarla e raccogliere le sue osservazioni giorno dopo giorno, step by step. Step by step? Ma come parla? Se le va potremmo... No, è ancora troppo presto, abbiamo appena cominciato. Valentina, sia gentile, cerchi di pazientare ancora un po'. Beh, chi avete? C'è già rimpiazzati. Dai, su, basta. Ma poi voi lo sapete, voi siete gli unici, gli originali. Sì, però dovrei rimpiazzarci. E beh, per forza. E poi cercherò di non farvi sfigurare. Sceglierò i più bravi appena avrò conosciuto tutti i ragazzi. E poi non dovete essere gelosi. Anche perché questi ragazzi non sono degli attori. Sono ragazzi difficili. E tutto questo progetto è stato messo su per dare loro un'alternativa, per toglierli dalla strada. Sì, tanto non troverei mai altri due che ti facciano la scena della spiaggia come la facemmo noi. O la scena del primo bacio, di notte, sulla rotonda del lungomare. Avanti, su, comincia. Di una cosa non puoi rimproverarmi, lasciami parlare. Una cosa devi almeno riconoscere. Non ho mai posto ostacoli, ti ho sempre lasciato libero di fare e di disfare. La tua carriera prima di tutto. Va bene, piano, non correre, piano. Ma alla fine, a chi è andata bene? Lo so, su di te le cose scorrono via. Il bene e il male, alla fine si equivalgono, si sovrappongono sino ad annullarsi. So come la pensi, ti conosco troppo bene. Sbagliato, posso? Sì. Ti conosco da troppo tempo, quanto a me ho scelto. Avrei voluto restare, ma mi hai lasciato andar via. Non hai nemmeno tentato di trattenermi. Oh sì, avresti voluto, ma non l'hai fatto. Lentamente ho detto, e non ti mangiare alle finali. Ora credimi, inutile recriminare, stiamo parlando del passato. Di un tempo in cui abbiamo vissuto sognando. Ma abbiamo fatto sogni diversi. Sentiamo un altro, vediamo.
Maestro, scusate, non riesco a capire come devo fare per... Tanto per cominciare, da oggi vi proibisco di chiamarmi maestro. Chiamatemi Vittorio. Vittorio, ricordati dell'intervista. Tempo al tempo, Valentina. Allora, ricomincia. Adesso ascoltiamo i ragazzi. All'inizio non mi piaceva per niente. Poi, col passare del tempo, lui si è rilassato e ci siamo rilassati pure noi di conseguenza. Tra poco cominceranno le riprese. Diciamo che dentro di noi c'è molta ansia. È una storia che riguarda soprattutto noi ragazzi. È una bellissima storia d'amore. Io sono Elide, la protagonista, come da titolo. Che dire, ci sono scene molto belle e forti che fa questo mio personaggio e alcune mi spaventano anche un po'. Prima di cominciare le riprese, Vittorio dice che vuole farci una specie di sorpresa. Il primo giorno che ci conoscemmo, decidemmo di guardare un film girato da alcuni di voi. Oggi vorrei proporvi un mio lavoro, e da cui sarà tratto il corto che andremo a girare insieme. Elide. Fu in quell'istante preciso che i ragazzi conobbero veramente il maestro Nardone. Quel film rivelò un'anima che non si sarebbero mai aspettati esistesse in quell'uomo e si sentirono orgogliosi all'idea di dover ripetere quelle scene di lì a poco, rassicurati da una guida che avrebbe senz'altro tirato fuori il meglio di ognuno. Vittorio invece si immerse lentamente nel suo film, riscoprendo quella sua creatura dopo tanti anni. Le immagini lo trascinavano in chissà quali ricordi. Quali gioie, quali rimpianti. Siete pronti? Forza allora, cominciamo questo film. Motore partito. Chuck. 8-1, prima. Azione. Avanti su ragazzi, venite qui. Forza, forza. Ecco, bravi. Veloci. Allora fate attenzione ragazzi. C'è un motivo preciso per cui oggi ho deciso di girare qui. Se guardate questo posto, potete vedere che qui sono state girate alcune scene del film originale. Questo non è un posto qualunque. Questo è il rifugio di Francesco ed Elide. Qui si è consumata la loro storia d'amore. Questa storia importante, così speciale, così autentica. Vittorio, c'è una cosa che ci chiediamo un po' tutti. Dimmi. Ma questa Elide è esistita davvero? Maestro, io l'ho fatto presente alla segretaria e lo ripeto anche a lei. Questo è un progetto scolastico e deve accontentarsi dei mezzi che ha a disposizione. Ma infatti io sull'attrezzatura non ho proferito parola. L'unica gentilezza che le ho chiesto è quella di acquistare i diritti su questo brano musicale.
Sarebbe bello inserirlo nel contesto del nostro corto. Maestro, ma lei vuole farci acquisire diritti per un brano di Ennio Morricone. Ma guardi che stiamo facendo un ottimo lavoro, davvero. Se vuole le faccio vedere i giornalieri. Arricchire il montato con questo brano musicale sarebbe... Mi dispiace, dovrà consultarsi. Del resto, lei lo sapeva già quando ha accettato questo progetto, che non avremmo disposto certo di mezzi hollywoodiani. Piuttosto, date un'occhiata qui. Maestro, lei deve sbrigarsi. Siamo a metà del piano di lavorazione e le sono rimaste pochissime ore. Ma lei non si preoccupi, io so quello che faccio. Piuttosto lei, come ha deciso di regolarsi per la distribuzione del corto? Lei aveva detto che mi avrebbe fatto sapere qualcosa. Distribuzione? E faremo una prima qui a scuola come d'accordo. Tutto qui? Credo basti. Certo. Vorrei solo sapere di chi è stata l'idea di chiamarmi. Guardi, vorrei proprio saperlo. Con la fama che mi porto dietro, poi... Lei ha forse dimenticato lo scopo principale di questo progetto, che è quello di fare un percorso con i ragazzi, non rilanciare il suo nome nel cinema. Lo tenga presente. Arrivederci. Tu hai finito, Vittor, sei finito, punto e basta, hai chiuso. Avete voluto distribuire questo film a luglio. Il risultato era prevedibile. Non ti fregnacci, io non ci ho mai creduto a sto progetto. Ti sei messo a fare l'intellettuale fragile, non te se fila più nessuno. Non sei tu che... Non sei capace, non sei capace. Con le tue passezze, con quella scena di eccesso con le tue ragazze. Vittor, i tempi sono cambiati, non te posso più rinnovare il contratto, mi dispiace. Che cosa? La nostra collaborazione finisce qui, dai. Guarda che ci ho rimesso so del mio in questo progetto. Questo cadavere dei film che hai fatto non ti servirà più nessuno, Vittor. Ci ho rimesso del mio. Ci ho rimesso del mio in questo progetto, lo capisci? Finiamola qua, a me è servito e mi frega più niente. Io non voglio sapere... Evide il vino, non voglio sapere manco come cazzo si chiama, dai. Basta, no? Va bene, cominciamo. Non possiamo, Vittorio, manca ancora Giorgio. Ma come, non sapeva della convocazione? Certo, qualcuno può chiamarlo per cortesia. Ma guarda. Scusate il ritardo, ragazzi, scusate. Ma cosa hai combinato? Mi scusi, Vittorio, però ho avuto un impegno, per quello sono... No, dico i capelli, che cosa hai fatto? No, me li sono tagliati. Qualcosa che non va? Ma chi ti ha detto di tagliarli? Chi? Ma dimmelo tu, come facciamo a girare? Hai fatto tutto il film con i capelli lunghi e adesso te ne vieni con i capelli corti. Ma che stupido! Ma dimmelo come facciamo ora. Come facciamo per il montaggio? Ma guardate un po', ma ha gettato all'aria... Giorni di lavoro per questo imbecille adesso. Ma per favore. Vittorio. Vittorio. Vittorio, aspetta. Vittorio. Mi dispiace. E di che? È colpa mia. È colpa mia perché pensavo di riprendere a fare cinema dopo 20 anni, alla mia età. Non ho fatto nulla di buono nel cinema prima, figuriamoci adesso. Per un attimo ci ho creduto. A che cosa? Alla possibilità di rimettermi in gioco, anche se con dei ragazzi di una scuola. Ma il cinema per me è finito. Anzi, forse non è mai cominciato. Cosa credevo di fare con quei poveri ragazzi? Sono stato proprio un egoista. Ci sarà qualcosa che puoi fare per salvare il lavoro. Anche se è accaduto l'inconveniente dei capelli. Potresti girare altre scene nel frattempo o semplicemente girare lo stesso. Salva il progetto, Vittorio. Salva il lavoro dei ragazzi. Loro ci credono davvero.
Quando avevo la tua età, Valentina, pensavo che fare cinema fosse difficile. Ma non è così. Fare il cinema in cui credi. Raccontare le storie che hai sempre sognato. Quello sì che è veramente difficile. Hai visto che bello spunto ti ho dato per il tuo articolo? Allora, signori, tutti pronti? Giriamo! Forza, silenzio, tutti in posizione, via! Forza, abbiamo un programma fitto da terminare, forza! Facciamo presto. Posizione. Motore. Chuck. 12, 3, prima. Ragazzi, quello che posso dirvi è che abbiamo fatto un buon lavoro. Dico sul serio. E mi raccomando, domani per la prima siate puntuali. E soprattutto portate un po' di gente, genitori, parenti, amici. E non vi spaventate se i giornalisti vi faranno qualche domanda. Rispondete sempre dicendo noi e mai io. È stato un vero piacere lavorare con voi. Grazie. Grazie. Ciao, cara, voi. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, bella, ciao. Complimenti, bravo. Campioni. Grazie. Grazie, onore. Ciao. Grazie. Ciao. È stato un piacere. Ciao. Ciao, caro. Ciao. Izzo. Ciao, Vittorio. Mi è piaciuta l'esperienza che abbiamo fatto con questo cortometraggio. E chissà, forse in futuro, se capita, piacerebbe pure riprovare. Bravo. Continua a guardare quanti più film puoi. E soprattutto gira qualche filmetto per conto tuo, in casa, in famiglia, sì, con mamma, papà, la nonna. E non cercare mai il capolavoro, mai. Perché se c'è qualcosa qui dentro, è un pizzico di fortuna, arriverà da solo. Izzo. Ciao. Allora, Valentina. Grazie, Vittorio. Però l'intervista non me l'hai più rilasciata. Ah, hai ragione, hai ragione. Senti, facciamo così. Io domani devo venire qui molto presto, perché voglio fare una prova della proiezione. E tu, se sei libera, passa da qui e dopo la prova io sono a tua completa disposizione. Va benissimo. Grazie ancora. Ciao, Valentina. Ciao. Belle cose. Ciao. Ciao. Va bene, dai. Va bene, maestro? Sì, sì. Ora il contrasto va bene. Senta, comincia ad arrivare gente, io andrei all'ingresso. E tu che ne dici? Ti è piaciuto? Sì, sì. Mi sono distratto un po', non ci ho capito molto. Sarà colpa mia, ma per quello che importa il mio parere... È buono, maestro, è buono. Ma perché in bianco e nero? Perché a colori sarebbe costato troppo. Jacopo, mi scusi, il maestro Nardone è già in aula magna? Sì, ha appena finito la prova di proiezione. Grazie. Maestro.
I miei complimenti. Dicono che lei abbia fatto un bellissimo cortometraggio. Lo dicono. Ma lei non l'ha visto. Come fa a saperlo? Lo so. So che non potrebbe essere altrimenti. Anche se sono una semplice segretaria. Segretaria qui, in questa scuola? Sì. Allora mi lasci indovinare. È stata lei che mi ha proposto per questo incarico, vero? Sì, ha indovinato. Allora è lei che devo ringraziare. Sì, infatti. Anche se lei ha dimostrato di meritare ampiamente questo incarico. E poi era l'unico modo per sperare di rivederla ancora una volta. Beh, in bocca al lupo per la prima. Elide! Perché non ti fermi a guardare questo corto? Ho come l'impressione di averla già conosciuta questa storia. Anzi, di averla già vissuta. Già, ma nessuno di noi due conosce il finale. Ma una storia non ha mai fine. Lo dicevi anche tu, te lo ricordi? È vero, e lo penso ancora. La storia di un personaggio continua, sempre, anche dopo i titoli di coda. E forse, sì, anche la storia di Elide continuerà. E di un giovanotto, un po' avanti con gli anni.